Con questa operazione, è un'operazione che abbiamo fortemente voluto con il Comune insieme alla Marche Multiservizi, perché nella nostra intenzione è quella di avere un servizio sempre più puntuale e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. Sicuramente avere una macchinetta che distribuisce sacchetti per il fabbisogno delle famiglie può servire a evitare i disservizi e gli sprechi che si avevano in passato quando veniva fatta una raccolta, una distribuzione puntuale porta a porta, e quindi le famiglie ricevevano direttamente dagli operatori, ma spesso capitava che qualcuno non li riceveva per disguidio perché non era in casa. Così cerchiamo di essere più vicini alla cittadinanza con un metodo moderno che Pesaro si merita, e anche speriamo che sia un modo anche per sensibilizzare un po' di più al tema della raccolta differenziata, perché dovendosi recare con la propria tessera sanitaria a ritirare il proprio fabbisogno di sacchetti può essere un modo per rendere un pochino più partecipe il cittadino. Queste macchinette sono state installate una per ogni quartiere, quindi i cittadini potranno recarsi nel loro quartiere di appartenenza, ma anche con la propria tessera sanitaria in ogni macchinetta che si trovi sulla loro strada, quindi non c'è l'obbligatorietà di recarsi in quella di competenza del proprio quartiere. Quindi è un servizio che sarà di facile gestione e che speriamo potrà accontentare tutte le esigenze di ogni cittadino. L'utilizzo della macchina è molto semplice: basterà accostare o al lettore ottico il codice a barre della propria tessera sanitaria, oppure farlo scorrere all'interno della fessura, e poi la macchina riconoscerà, secondo il tipo di utenza Tari, qual è il fabbisogno della famiglia che si sta recando al distributore, per cui la distribuzione dei sacchetti sarà personalizzata rispetto al tipo di raccolta che è presente nel quartiere, dove ci sarà il porta a porta integrale. Verranno consegnati il kit completo di sacchetti per l'umido, per la plastica e per il secco, dove c'è ad esempio un tipo di raccolta di prossimità verranno consegnati soltanto quelli che sono i sacchetti per l'umido. Un ulteriore servizio per rendere ancora più facile quello che riguarda il concetto e l'idea della raccolta differenziata come fattore culturale, quindi essere vicino ai cittadini nei rapporti, nella comunità, nel percorso individuato dall'amministrazione comunale. Noi come azienda siamo sempre vicini a questo tipo di iniziative e della logica che porteremo avanti anche nell'ambito del nostro territorio di pertinenza. Quindi vicinanza, gestione dei servizi efficiente per aumentare la raccolta differenziata. Direi che questi distributori, che sono, come diceva lei, 12, uno per quartiere, sono un ulteriore strumento a servizio dei cittadini, della collettività, in modo tale che tutti possano utilizzare i sacchetti nell'ambito della raccolta differenziata al fine di migliorare sia la qualità che la quantità.